A udire i professionisti dell'udito. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will. Stati diffusi ieri da Federfarma i dati della spesa farmaceutica relativi al 2017, che ammontano ad 8.289 miliardi di euro. Tale cifra riguarda la spesa netta del Sistema Sanitario Nazionale Calare Farmacia, che rispetto all'anno precedente registra un calo dell'1,9%, a fronte invece di una crescita importante della distribuzione in nome e per conto, che è stata pari ad un 13,3% in più. Il calo della spesa farmaceutica convenzionata è stato particolarmente evidente in Puglia, Sardegna, Sicilia, in controtendenza invece la Lombardia. Tra i farmaci più prescritti, come sempre, i cardiovascolari, seguiti dai gastrointestinali e da quelli per il sistema nervoso. Ogni cittadino italiano ha ritirato in farmacia in media 18,2 confezioni di medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di prezzo medio a 9,42 euro. Però l'incidenza sulla spesa a carico dei cittadini è invece lievemente aumentata. Complessivamente nel 2017 gli italiani hanno pagato oltre 1,5 miliardi di euro di ticket, dovuto alla differenza di prezzo rispetto al farmaco equivalente meno costoso, il cosiddetto out of pocket. Nonostante tutto però si è registrato un boom dei farmaci equivalenti. Ormai 8 medicinali su 10 venduti in farmacia sono a brevetto scaduto e questo dimostra che gli italiani cominciano a fidarsi. Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla 27ª puntata della nostra sanità, come sempre per parlare di sanità e salute ogni mercoledì sera insieme in diretta qui, sono le 9.30, non riesco a vedere, 21.33. E parleremo insieme circa un'oretta perché ci sono tante cose nuove e tante cose interessanti. Alla mia sinistra il dottor Sabatini, buonasera, benvenuto. Buonasera dottor Piero, buonasera a tutti, ben trovati. Alle tastiere il dottor Alessandro Di Russo, che sta qui in regia e che questa sera ha risolto gli ennesimi problemi che ci abbiamo avuto, perché ogni volta che partiamo un problema c'è sempre. E il conte duca delle due Sicilie, il dottor Francesco Buono. Buonasera, buonasera a tutti, ben trovati. Sono molto più rilassato. La mia squadra, che è la Juventus, come è noto, ha colto due dei tre obiettivi che si era prefissati. Questo mi fa vivere in modo più tranquillo e rilassato questa piacevole puntata. E abbiamo lo sticacchiometro che segna 95, proprio per questa cosa che è di molto interessante, interessantissima. E allora con questo voglio dirvi che avete la possibilità di chiamare, di inviare messaggi SMS, di inviare messaggi vocali o di inviare il vostro WhatsApp al 335-386-082, che in questo momento abbiamo la possibilità poi di leggere, noi leggeremo e per interagire con noi. Abbiamo visto interessante dire qualcosa di sensato su quello che abbiamo visto sulla... Ma i numeri, come dicono gli specialisti, dottor Pirro, dipende da come uno li strizza, dicono sempre quello che vogliamo che dicano, però in ogni caso questo è un dato che esce tutti gli anni, comunque ci fa capire, come si è capito anche dal servizio, che da una parte c'è l'aumento di utilizzo dei farmaci generici in Italia, che in questi ultimi anni non vedeva
questa notizia rispetto al resto d'Europa, dove i farmaci generici sono molto venduti. Adesso questo da che cosa è dipeso? Dal fatto che i pazienti cominciano a ragionare sul fatto che il generico sia effettivamente uguale all'originator, dal fatto che probabilmente molti dei farmaci simili all'originale ma non perfetti sono stati via via tolti dal mercato, e comunque c'è ancora una differenza su quello che i cittadini pagano dall'out of pocket. Però insomma, su alcuni farmaci credo che la tendenza a scegliere l'originale sia ancora importante, perché perfettamente uguali, originale e generico, non sempre è così. Però i dati comunque cominciano a dire che ci stiamo allineando a quelle che sono le tendenze europee. È per forza di cose, anche perché i farmaci stanno quasi tutti quanti andando verso la perdita del brevetto, oramai sono pochissimi i farmaci che non hanno scaduto, di molecole che non sono scadute. Sì, anche poi rallentando la ricerca è evidente che, anche perché i costi sono sempre maggiori e le possibilità evidentemente di alcune multinazionali sono minori, non resta che diffondere il generico per chi vi interessa o ragionare sui farmaci branded a brevetto scaduto. E effettivamente ho potuto constatare come il fenomeno sia maggiore rispetto anche solo alcuni anni fa, in cui era normale che alla fine di un brevetto c'erano il fenomeno dei famosi farmaci Me Too, molto simili a quelli che prima avevano il brevetto in corso di validità. Poi magicamente finiva il brevetto e c'era un altro farmaco della stessa classe, della stessa magari con le stesse indicazioni terapeutiche, però era migliore degli altri, e ripartiva la corsa al periodo di copertura brevettuale. Quindi credo che la soluzione vada ricercata appunto anche in questo, e per quanto riguarda l'out of pocket, anche dal dinamismo di alcune case che producono farmaci nutraceutici, farmaci cosiddetti integratori, molti di essi, Sì, che c'è stato vedo un che boom hanno, ultimamente c'è un proprio di questi boom, farmaci, sì, quindi. certamente. Alcuni proprio coprono tantissime patologie, mentre prima nel panorama si vedeva qualcosa su alcuni tipi, adesso ci sono alcune case che hanno proprio l'ambizione di coprire tutto l'arco delle patologie trattabili, ovviamente, con questi prodotti a 360 gradi. Queste sono un po' le novità che di primo acchito mi sembra di constatare, e qui forse c'è una prima risposta anche all'out of pocket che diceva il dottor Sabatini. Bene, abbiamo visto proprio, questa è la questione dei farmaci, però siccome stasera abbiamo anche tantissime altre notizie e tantissime tante novità che sono successe durante questa settimana, io lascio la parola al dottor Sabatini e andiamo a vedere di che cosa parleremo questa sera. Allora, approfondimenti su fake news e violenza. In questo nostro percorso, che abbiamo cominciato dal dire, poco dire e dal fare, molto fare, in questo percorso virtuale, noi della nostra sanità abbiamo intervistato il presidente della Fromceo, il collega Filippo Anelli, il presidente dell'Ordine Medici di Roma, Antonio Maggi, e l'epidemiologo Luigi Lopalco. Come vedono Di Maio e Salvini il futuro della sanità italiana? Quali convergenze nei loro programmi politici per il futuro governo? Quali ostacoli? Lo faremo insieme al nostro ficcanaso Mauro Miserendino. Ed infine torniamo a parlare delle liste di attesa, che sono sempre più infinite, alla burocrazia non v'è limite, ma attenti alla povertà che è dietro l'angolo. Allora, questa settimana c'è stata la presentazione della campagna contro le fake news lanciata proprio dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici. Noi abbiamo contestualmente a questo, siamo andati proprio nella sede dell'Ordine dei Medici e abbiamo, oltre che intervistare appunto i partecipanti che erano lì a questa manifestazione, l'abbiamo anche trasmessa poi in diretta live proprio qui sul nostro canale. È una campagna che è stata lanciata e che adesso sta andando in tutte quante le città italiane. E incominciano ad esserci appunto questi manifesti, questi grossi manifesti, con una lapide che dice dà alcune informazioni, o perlomeno
mette la, il punto su alcune delle, delle maggiori fake news che girano appunto in, in Italia. E quindi e incominciano a esserci, no? E poi andremo, magari poi andremo anche a vedere una di questi tabelloni che sta andando, in particolar modo poi sono stati messi al di fuori degli ospedali, al di fuori delle ASL, in posti in cui appunto c'è, ci sono aggregazione sanitaria. E, la prima intervista che vi facciamo vedere è quella al presidente della Francia Filippanelli, che ci spiega un pochino quali sono stati i passi, perché noi è una cosa che abbiamo incominciato da tantissimo tempo, infatti la prima domanda che gli ho fatta l'abbiamo pensata e adesso la state realizzando. Andiamo a vedere l'intervista a Filippanelli e poi entrare in studio e vedere dove sono stati proprio messi questi cartelli. Ci siamo lasciati qualche mese fa con un'idea, poi era un progetto e adesso è una realtà. Sì, l'idea di utilizzare la pubblicità come strumento per veicolare le informazioni ai cittadini, i messaggi sulla salute, mi sembra un'ottima iniziativa, funziona e quindi la usiamo. Più che altro per contrastare tutto ciò che sta realmente accadendo, perché le notizie di questi giorni, un altro caso di encefalite da morbillo non vaccinato, quindi può diventare un grosso problema di salute pubblica, ammesso che non lo sia già diventato. È già un problema di salute pubblica, d'altra parte i dati del Censis dimostrano in maniera inequivocabile che sono milioni i cittadini, oltre 15 milioni quelli che vanno sui siti, che vanno sulla rete alla ricerca di informazioni sulla propria salute o sui propri sintomi. Ecco, tutti i cittadini vogliamo dire che ci sono i medici, che sono i professionisti della salute, sono disponibili, hanno le competenze, hanno fatto un percorso di formazione di oltre 10 anni di studi, sono pronti a dare tutte le spiegazioni e tutte le risposte, oltretutto scientificamente provate. Purtroppo i social portano anche i santoni che portano cattive verità e questi stanno prendendo piede in maniera importante. Sì, per questo la campagna è un po' provocatoria, con queste lapidi che ricordano, come dire, o che fanno presagire dei brutti segnali, ecco, perché le cattive informazioni fanno male alla salute, possono portare addirittura alla morte, come tu ricordavi. Quindi è opportuno che i cittadini sappiano il rischio a cui vanno incontro se danno peso a informazioni che non sono scientificamente provate. Quanto queste false aspettative portano violenza, quella violenza che stiamo vedendo contro i medici, oramai è un bollettino di guerra perché ogni giorno c'è un'aggressione. Sì, anche qui l'informazione che vogliamo dare è che i medici sono a servizio, sono disponibili, sono con i cittadini. Ogni atto di violenza contro il medico è un atto di violenza contro se stessi. Noi vorremmo che le istituzioni anche prendessero atto di questa situazione e che i luoghi di lavoro fossero idonei, sicuri, perché questo rende possibile una buona terapia. La prima cosa che chiederemo al prossimo governo, ammesso che lo facciano? Quella io direi due cose. Una, di un idoneo finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, perché solo così si può garantire ancora una salute per tutti i cittadini rispettando l'articolo 3 della Costituzione. E l'altro è quello che i luoghi di lavoro sicuri siano garantiti per tutti i professionisti della salute. Poi la sicurezza dei luoghi di lavoro, un'altra delle cose che noi andiamo ultimamente, proprio qualche giorno fa, proprio a Napoli c'è stato un increscioso episodio di un'ambulanza che hanno tirato una spranga su questa ambulanza, no? E qualche tempo fa c'era pure stato qualcuno che aveva tirato un'ambulanza in altre parti d'Italia, in San Pietrino. In effetti la violenza la violenza contro i medici è un argomento che probabilmente prenderà le cronache dei prossimi mesi o prossimi anni, se non si vorrà qualcosa. Ma sì, perché è diventato un po' il parafulmine del malcontento che origina da tante altre situazioni, delle volte di degrado sociale, delle volte di esperienze passate negative per qualche motivo con la sanità stessa. Si dimentica una cosa, spesso quando i medici e i loro massimi rappresentanti parlano di rispetto, parlano di tutela, parlano di sicurezza, c'è l'equivoco di voler dire vabbè, voi volete fare i corporativi, volete avere più potere, volete avere più peso. Niente di tutto ciò. La Costituzione nell'articolo 32 dà rilievo alla tutela della salute al punto da inserirla
nella legge fondamentale dello Stato, quale la Costituzione è. Quindi il medico non è altri che un servitore di questo articolo 32, che è il tramite tra il dettato costituzionale e il cittadino. Quindi il rispetto e la sicurezza del medico non sono volti alla sua persona o alla sua categoria in quanto stakeholder, ma come istituzione dello Stato, come istituzione, quindi ma infatti, ho detto, che traduce, quindi era il momento finalmente che ad alti livelli si alzasse un po' la voce anche con strumenti piuttosto forti, piuttosto importanti come i corsi di autodifesa ed altro. E lo ripeto, non certo per voler fare creare il privilegio nel professionista, così come io ho sempre detto sul piano burocratico, diamogli a quello che fa la caratteristica di atto di fede privilegiato, non perché sia un superuomo, no, unicamente perché il tramite di un dettato costituzionale, diamo questa caratteristica agli atti che producono professionisti che interpretano leggi ordinarie, non ultimo il codice della strada, ebbene perché non si può dare a chi fa il tramite di una legge costituzionale? Questo è qualcosa che io mi chiedo, mi arrovello da tantissimi anni, ma che per qualche motivo non ha mai trovato risposta e non so perché. Ma c'è anche un'altra cosa da dire, cioè lei ha parlato prima di disagio sociale, di ambienti degradati, e sui giornali di oggi che hanno arrestato due ragazzi di una borgata romana, mi sembra proprio di Ostia, che qualche mese fa avevano ucciso un ragazzo di colore per rubare il telefonino, diciamo allettandolo con un falso messaggio di tipo sessuale. Cosa si è scoperto? Questi ragazzi sono stati intercettati ed arrestati. Uno dei due, il maschio, perché era una coppia, si era fatto tatuare su un occhio due lacrime, che nel gergo della mala sudamericana vuol dire che ho ucciso qualcuno, faccio parte di una gang che ha ucciso qualcuno. Allora, dover dimostrare agli altri un atto così efferato come quello di un assassino significa evidentemente che il messaggio che circola in certi ambienti è un messaggio assolutamente fuorviante. E probabilmente la violenza non è soltanto nei guardi dei medici, i medici sono soltanto dei paletti. Cos'è? Il medico è veramente diffuso un po' in tutti i quartieri, quasi in tutti i caseggiati c'è un medico, è un medico di medicina generale, però è fondamentalmente un ostacolo per l'ottenimento del tutto e subito, come molta gente vorrebbe. Hanno rubato un telefonino ad un povero ragazzo massacrandolo di botte perché ne avevano bisogno, e quindi anche il medico è, diciamo, fruitore, dovrebbero essere tolti secondo certa gente i paletti che stanno tra la civiltà o l'inciviltà e la sanità, e quindi il medico, essendo, diciamo, un dispensatore di sanità, ma forse troppo lentamente, certa gente non vuole più le regole. Quindi probabilmente è vero quello che dice il dottor Bono, ma è anche vero che il degrado mentale e sociale della nostra sanità porta e porterà probabilmente a colpire non soltanto i medici, ma anche tutte quelle figure che in qualche modo rappresentano l'autorità. Si è visto nei paesi sudamericani che succede con i sacerdoti, perché rappresentano l'autorità religiosa. Temo che ci stiamo imbarbarendo se non facciamo qualcosa di rapido. Quindi sì, è un qualcosa proprio che è una lotta contro l'istituzione sanità. Cioè l'istituzione sanità che dovrebbe essere quella poi che regolamenta e che regola la salute dei cittadini viene posta in discussione. E di questo qua è un'altra cosa che ne abbiamo parlato, perché la seconda persona che abbiamo sentito proprio durante questo convegno è il Antonio Maggi, il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, a cui abbiamo chiesto proprio questo, la fiducia è nelle istituzioni, andiamo a vedere. Fake news, cattiva informazione, uguale violenza? Anche, innanzitutto fa male alla salute del paziente, a parte dal parto, quindi una violenza su se stessi, una violenza forte, perché chiaramente alle volte crea delle condizioni per cui molti trattamenti terapeutici poi partono in ritardo, perché magari il paziente ha creduto a determinate notizie, ha cercato di portarle, di iniziare una terapia in quel modo, poi si è ritrovato che è iniziata la vera terapia, l'ha iniziata in ritardo, e quindi sì, violenza su se stessi. Violenza anche contro i medici, a questo punto è a 360 gradi la cosa, perché sono le cattive informazioni generano poi cattiveria e scontri poi.
Anche quello, diciamo che la notizia sballata che non è fatta in maniera corretta, quindi l'informazione è la notizia falsa, la bufala, molto spesso crea violenza perché il paziente magari ci crede, vede che il medico gli dice una cosa contraria e alle volte, se non c'è una buona comunicazione, purtroppo data anche dal fatto che è un po' manca in questo periodo questa alleanza medico-paziente che è fondamentale, che dobbiamo recuperare, e può anche sfociare in violenza. E gruppi di persone si aggregano, perché un tempo queste cose rimanevano nei bar, adesso si aggregano, escono fuori Santoni in televisione. Io ci posso citare il Panzeroni di turno, perché a questo punto lo vedo su tutti i canali. Questo fatto di dare il parere, la facilità di poter comunicare al pubblico un proprio parere, dà l'illusione ad alcuni di magari fare un esercizio abusivo della professione. Parlava di Panzeroni, sì, l'abbiamo già come Ordine Medici di Roma segnalato alla Procura della Repubblica questo fatto, anche come una possibile esercizio abusivo della professione, perché tramite via mediatiche si danno consigli sanitari senza avere i titoli necessari per poterlo fare. E per la violenza nei pronti soccorsi, negli ospedali, che appunto quella poi è figlia di un qualcosa, di uno stress informativo differente. Assolutamente, devo dire che abbiamo trovato anche nel Lazio, in particolar modo proprio su questo argomento, c'è un'ottima collaborazione tra Regione Lazio e Ordine dei Medici, in maniera da iniziare una campagna informativa corretta proprio sul fatto della violenza sugli operatori, ma anche cercare delle soluzioni, un osservatorio, creare anche rimettere in moto quelli che erano i posti di polizia nei pronto soccorsi, che purtroppo sono spariti, per cui stiamo lavorando e sicuramente vedremo dei risultati. E poi cercare anche qua un po' di prevenzione, perché noi, molte volte non esiste, ad esempio nella Guardia Medica non esiste una banca del rischio, si va a fare le visite così senza sapere che magari si incontra il matto. Ecco, io una cosa vorrei dire anche ai colleghi, che molto spesso non si denunciano degli avvenimenti che accadono, alle volte perché potrebbe essere una perdita di tempo, perché alle volte non si vuole dire che è successo, alle volte c'è anche un po' di vergogna sotto questo aspetto. Ecco, di superare questo fatto anche in maniera normale, sentire l'ordine, almeno comunicare che c'è stato, che tipologia di aggressione si è avuto, anche perché questi sono dati che a noi servono per poi trovare delle soluzioni per evitare in futuro episodi di questo genere. No, hai visto? In effetti sì, poi oltretutto abbiamo toccato un altro argomento, che poi è quello, un altro argomento importante. Le fake news sono anche cattive abitudini di Santoni in televisione. Sì. Persone che vogliono apparire, che vogliono dispensare consigli, che per quanto sia riescono a coagulare persone che in qualche modo sono scontente, in qualche modo credono in un qualcosa. Delle volte, come si dice nel calcio, si dice gomblotto, no? Si diceva, prendendo così amichevolmente in giro un compianto e simpatico presentatore, è come se ci fosse una sorta di coalizione dei poteri forti, tra cui in qualche modo, chissà perché, è compresa la medicina ufficiale, soprattutto in alcuni suoi esponenti, e quindi questo sembrerebbe una sorta di contropotere territoriale alternativo. L'altra volta l'abbiamo analizzato nella dietrologia, proprio nella dietrologia, però purtroppo fa presa perché a Roma si direbbe fa fico, un po' come queste persone con le lacrime sotto gli occhi. Quello che dovrebbe essere motivo di esecrazione in una società civile diventa motivo di vanto in questa. Una volta, per esempio, a determinate persone si mozzavano le orecchie per indicare che rubavano i cavalli, e così non facciamo nomi, ecco, ma forse oggi questo sarebbe un titolo di merito, chi lo sa. E allora anche chi tira fuori delle teorie strampalate, dove poi alla fine gratta gratta vai a trovare la grana in qualche modo, e hanno evidentemente il loro appeal, sembrano portatori di ideali di libertà, di una sorta di uguaglianza di fronte al sapere, ma il sapere non ha uguaglianza. Questo non significa che chi detiene un certo tipo di sapere debba ergersi sopra la massa, assolutamente no, ma ognuno nelle sue competenze ha delle cose che può dire in più, esattamente come le ha il meccanico per quanto riguarda il motore di un'automobile, ce l'ha un geometra per quanto riguarda le opere di sua competenza. Beh, lasciamo che il medico abbia le sue,
dà il suo contributo alla società, interpreta un dettato costituzionale, non è nulla e nessuno contro cui scagliarsi. Quindi questo desiderio di alternativa basato su dicerie e su chiacchiere, quando va poi a portare dei danni, beh, diventa una cosa spiacevole e dannatamente seria. Hanno incominciato a chiamare dall'ordine dei medici, e quindi poi andremo anche a approfondire la cosa, anche a chiamare medici che sono andati in televisione a reclamizzare sistemi di dietologia che non erano scientificamente provati, quindi, o a dire cose che non erano scientificamente provate. Guarda, io dietologicamente posso dirlo anche sulla base un po' di esperienza personale, le rivoluzioni non esistono, non sono mai esistite, esistono delle pratiche alimentari costanti che si iscrivono in uno stile di vita. Poi certo esistono provvedimenti eroici, abbiamo anche addirittura interventi demolitivi di un certo tipo sull'apparato digerente in situazioni estreme dove l'alternativa è la morte, diciamocelo chiaramente, però parlare di situazioni e di terapie e dietologiche o meno miracolose non ha senso, ci può chiedere soltanto credere soltanto un creduloso. Quindi io non penso assolutamente, al massimo determinate cose possono servire in un tempo limitato per favorire quello che è l'empowerment, come per dire ti do uno start che ti fa toccare con mano come tu puoi cambiare, ma a questo inevitabilmente deve seguire poi un qualcosa di costante che deve rispettare quello che l'organismo è, quello per cui è stato creato. Quindi ecco perché non mi sento di condividere quello che spesso vedo anche ad opera di persone gravitanti nella mia testa. Un'altra cosa, ecco, allora, poi d'oltretutto un altro aspetto che abbiamo analizzato quando siamo stati giù, che hanno analizzato e che poi ci hanno fatto vedere, che è stato abbastanza interessante, quindi dalle due finali sono quasi state due ore e mezza di ripresa, insomma di convegno, è stata anche un'altra cosa, che esistono in rete alcune società che mettono, o alcune società, alcune riviste, che per autoalimentarsi mettono a pagamento dei lavori e li pubblicano su delle riviste che possono avere varie più svariate e variopinti nei nomi. Queste riviste sì, sono a pagamento, si alimentano con articoli pubblicati, però allo stesso tempo non hanno assolutamente una verifica di quello ciò che viene pubblicato. Ovviamente sono delle riviste pseudoscientifiche che pubblicano dei lavori a pagamento, anche se i lavori sono sballati, non vanno a vedere poi se questo lavoro è giusto o è sbagliato. Beh, il desiderio della doxa al posto dell'episteme, cioè la doxa è sempre esistita, è la voce di popolo, no? Quello che si diceva vox populi, vox dei. L'episteme consiste proprio invece nel fornire gli strumenti che possono permettere la verificabilità o la falsificabilità di queste cose. E purtroppo quando non si danno questi dati succede quello allora, che dice lei. E noi abbiamo proprio su questo, abbiamo sentito, c'era proprio in questo convegno, e c'era proprio Luigi Lopalco, il professor Luigi Lopalco, che è dell'Università di Pisa, che studia proprio questi fenomeni, lui lo studiava proprio per le vaccinazioni, ma ha fatto vedere proprio dei lavori che loro hanno mandato, inviato dei lavori tra virgolette farlocchi, e queste riviste tranquillamente li hanno pubblicate, anche se erano dei lavori proprio inventati e molto pittoreschi, e queste riviste senza fare una verifica di niente hanno preso e hanno pubblicato. Andiamo per l'intervista al professor Luigi Lopalco. Luigi Lopalco è epidemiologo dell'Università di Pisa, una relazione sui vaccini. E a questo punto quello che un po' mi ha messo in preoccupazione è che non possiamo nemmeno stare tranquilli delle pubblicazioni scientifiche. Beh, attenzione, dobbiamo fare un distinguo. Esistono alcune pubblicazioni scientifiche, sono quelle che noi chiamiamo i predatory journals, cioè le riviste predatorie. Cioè, purtroppo c'è un fenomeno diffuso in tutto il mondo di riviste di scarsissima qualità scientifica che sotto pagamento pubblicano di tutto, cioè addirittura sono stati fatti alcuni esperimenti da parte di scienziati veri che hanno spedito a queste riviste dei testi senza alcun significato, cioè dei testi generati automaticamente dal computer, e queste riviste hanno pubblicato questi testi come se fossero dei testi scientifici. Quindi bisogna fare attenzione quando si leggono gli articoli scientifici quali sono anche le fonti, cioè dobbiamo un po' verificare se la fonte è una fonte accreditata, se per esempio una fonte è un giornale che ha l'impact factor, no? Questo indicatore che comunque dà una certa garanzia di un minimo di qualità scientifica di quella rivista. Però c'è da dire che
la cosa migliore poi alla fine è, oltre che leggere direttamente magari la rivista che si trova così in giro su qualche sito internet, è quella di rivolgersi al professionista e avere un parere esperto dal professionista che abbia filtrato queste informazioni, le informazioni vere dalle informazioni false, e che può poi rivolgersi all'utente come garanzia di qualità dell'informazione. Questa campagna contro i vaccini, c'è stato addirittura a Lecce un altro caso di meningite da morbillo, encefalite da morbillo, addirittura anche peggio, in una donna non vaccinata, e quindi ovviamente queste campagne sono aumentate con la socializzazione? Sicuramente è più facile distribuire e spargere della disinformazione attraverso internet, semplicemente perché internet mi offre dei canali gratuiti molto semplici da maneggiare, quindi chiunque può aprire un sito web, può aprire una pagina Facebook, può aprire un canale YouTube e diffondere disinformazione. Purtroppo dietro a questa disinformazione esistono anche degli interessi, per esempio a vendere delle cure miracolose, che poi sono delle cure invece che non hanno nessuna efficacia, a proporre dei metodi di guarigione che non sono dei metodi di guarigione efficaci, quindi queste persone che hanno degli interessi personali, per esempio a promettere la guarigione dall'autismo, hanno poi tutto l'interesse a far credere alle famiglie che i vaccini siano stati per esempio, aver causato l'autismo di un bambino, proprio per poter poi dire: vieni da me che io ti disintossico da questi vaccini così tossici. Una volta queste informazioni restavano al bar, restavano dentro ai circoli, adesso purtroppo su Facebook, sui social hanno un ampio consenso. Assolutamente sì, è quello che dicevo prima. Oggi chiunque può dire qualunque cosa e dobbiamo cercare di far capire all'utente come distinguere le informazioni autorevoli e anche un po' le persone autorevoli, insomma, rispetto a chi invece è semplicemente un ciarlatano. Abbiamo visto le campagne che sono state fatte dei vaccini, molte spesse volte queste campagne sono sbagliate, ma queste campagne sono fatte solo da pubblicitari oppure sono fatte da pubblicitari più medici? C'è un controllo su questo? Lei si riferisce alla campagna dopo Gigio? Allora, la campagna dopo Gigio fu una campagna fondamentalmente sbagliata dal punto di vista comunicativo, nel senso che fu fatta da esperti, cioè quella campagna dal punto di vista dell'esperto di comunicazione è molto ben fatta, molto professionale e da un punto di vista qualitativo aveva azzeccato il personaggio, perché era il Topo Gigio che si rivolgeva ad un target di quarantenni, per esempio, no? Che erano affezionati al Topo Gigio, quindi da un punto di vista dell'esperto di comunicazione quella campagna era assolutamente ben fatta. Quello che era sbagliato era il messaggio. Era il messaggio da comunicare, cioè con quel messaggio in pratica a quell'epoca, nel 2009, il Ministero della Salute ha detto: statevi tranquilli, l'influenza è una banale influenza, quindi ha banalizzato il messaggio che invece l'influenza è una malattia piuttosto importante per la quale bisogna vaccinarsi. Quindi non era sbagliato, poco professionale il mezzo, era sbagliato il messaggio che c'era dietro. Allora, se vogliamo trarre una conclusione, quelli che nei seminari, noi siamo formatori anche, sui take home messages, sono due fondamentalmente, perlomeno quelli che mi sono saltati alla mente. Il primo del presidente della FromCEO: facciamo in modo che la gente, se ha dei dubbi, si rivolga ad un medico, quindi ad un professionista della sanità. La seconda cosa che mi viene da pensare dopo l'ultima e molto bella intervista è quella che i medici debbono essere assolutamente preparati, perché per dare risposte adeguate ai pazienti o al cittadino c'è bisogno di essere preparati. Quindi basta con le informazioni messe sotto bocca, i medici devono essere preparati e la gente, il cittadino, si deve rivolgere a personale qualificato. Non so se voi siete d'accordo con questa mia chiosa. È lo slogan della campagna proprio. Assolutamente sì, del resto chi di noi si rivolgerebbe, che ne so, a un dilettante se dovesse affidare il progetto di ristrutturazione di una casa, magari col rischio di vedersela cadere appresso. E perché allora non rivolgersi a un medico in situazioni in cui si corrono dei rischi di salute importanti? Delle volte la stessa vita può essere messa in pericolo da una cura sbagliata o non fatta. E quindi riprendere in mano i valori della competenza in tutti i campi, quindi anche nel campo della sanità, è quanto mai ineludibile alla luce appunto di tante brutte cose che poi vediamo emergere nella stampa
e in televisione. Parlavano dei vaccini, no? che era un argomento che ha tenuto poi banco nelle campagne elettorali di questo periodo, no? E parlare dei vaccini è stata proprio una delle bandiere del precedente governo, che ha proprio messo l'obbligatorietà. Adesso io non so cosa succederà col nuovo governo che ci sarà e stanno discutendo tra Di Maio e Salvino. A Salvini, però pare che uno dei 10-20 punti che hanno proprio del contratto per il governo, che stanno facendo e che stanno costruendo insieme, sia proprio un capitolo dedicato solo ed esclusivamente ai vaccini. Non è dato sapere ancora che cosa dicono di questo capitolo, però pare che ci sia. E proprio per questo motivo, essendo da una parte la flat tax, da una parte il reddito di cittadinanza, in questi giorni non si parla di altro che il nuovo governo. Allora, come se riusciranno a farlo? Sempre se riusciranno a farlo, ma questo qui, ma molti dicono che probabilmente questo non è tanto un governo Salvini Di Maio quanto un governo Mattarella, perché insomma li ha messi davanti alle loro responsabilità, diciamo. Comunque, al di là di questo, noi adesso, Mauro Miserendino, il nostro ficcanaso, ha realizzato proprio questo, un grosso lavoro, io infatti lo ringrazio e lo devo sempre ringraziare, perché fa un lavoro giornalistico importante, ha fatto. È andato a confrontare i due schieramenti, come la pensano sulla sanità, facendo anche un excursus a livello italiano, prendendo proprio le cose che erano state fatte in precedenza e vedendo quali potevano essere poi le sinergie fra questi due partiti che si stanno adesso mettendo d'accordo per il governo. Andiamo a vedere il ficcanaso con Mauro Miserendino. Un saluto da Ficcanaso. Oggi parliamo della trattativa che comunque va dalle ultime battute tra Movimento 5 Stelle e Lega sulla guida del prossimo governo. Sono due forze che partono da posizioni diverse, la Lega è con il centrodestra, invece il 5 Stelle è stato votato soprattutto al centro-sud, la Lega invece è un'emanazione più nordica. Inoltre la Lega propone la flat tax, che è una minor tasse, il Movimento 5 Stelle il reddito di cittadinanza, che potrebbe essere sostenuto da più tasse. Però alla fine stanno trovando una quadra, il contratto sarebbe stato vicino, lo sarebbe, insomma. Il concetto è per la sanità, che quadra possono trovare questi due partiti? Non è che sia molto dato saperlo, è trapelata solo l'informazione che il Movimento 5 Stelle ha proposto il chirurgo Pierpaolo Sileri, che è dello staff di Tor Vergata, dell'Università di Tor Vergata, ed è anche esperto di economia sanitaria. Io conosco, per averlo intervistato, Federico Spandonaro dell'Università di Tor Vergata, è sempre stato abbastanza scettico verso i detrattori del federalismo e sostenitori di un centralismo che dessero pieni poteri allo Stato per intervenire nelle regioni in deficit. Invece la Lega Nord è nettamente federalista, quindi cerca minor centralismo. I rimedi stessi dei due partiti sono molto diversi fra loro, ma abbastanza complementari, perché da una parte il Movimento 5 Stelle, pur dicendo di voler finanziare 2,5 miliardi all'anno il Fondo Sanitario Nazionale, la Lega invece tace e dice veniamo incontro alle regioni del sud con i fondi strutturali dell'Unione Europea, tutto sommato tutti e due scommettono sui farmaci generici per risparmiare, la Lega scommette molto sui costi standard, qui andrebbe aperta una lunga parentesi, mentre finora le regioni le abbiamo confrontate con i costi sostenuti per la siringa, se costa di più in Umbria che in Lombardia, allora bisogna prendere ad esempio la Lombardia e far sì che la centrale d'acquisto compri agli stessi
prezzi della Lombardia, invece qui costo standard parcellizza ulteriormente come criterio i termini di benchmark, di paragone, e da ospedale a ospedale vede quanto costa la singola prestazione in termini di manodopera, di capitale, e sono conti molto complicati che però consentono di spostare unità produttive senza fare del male alla produzione, senza, anzi efficientandola. A questo punto, questo criterio che è adottato in Alto Adige e poi viene adottato adesso in Veneto, dovrebbe consentire in qualche modo di espandersi, viene utilizzato nel resto d'Europa, alla Lega piace, potrebbe essere che piaccia anche al 5 Stelle, perché effettivamente con poco investimento si lavora bene, quasi a iso risorse, almeno quello è l'obiettivo. Però il problema fondamentale è che ci possono essere dei punti dove questi due partiti non vanno d'accordo. A me, ad esempio, crea qualche dubbio il fatto che possano convivere la visione federalista, non centralista, di sussidiarietà, cioè la Lombardia, il Veneto e anche l'Emilia-Romagna, volendo, si ribellano, tra virgolette, a Roma dicendo siamo in grado di camminare da sole, quindi si ribellano sostanzialmente perché hanno delle conoscenze, la capacità di essere virtuose, risparmiose, e si ribellano a Roma come si ribellerebbero a rispettivamente Milano, Venezia e Bologna, cioè si suppone in questo tipo di federalismo di avere una società civile sufficientemente avanzata da poter far fronte nelle singole realtà locali ai problemi. Tant'è vero che gli affiancamenti proposti dalla Lega per le regioni del sud per promuovere l'equità sono visti in questo modo, non certo in termini centralistici. E ora invece la lotta alla corruzione promossa dal 5 Stelle, che avevo intervistato Giulia Grillo, è praticamente nuovi criteri di nomina dei manager molto scollati dalle volontà degli assessori, questo potrebbe essere sposabile dalla Lega, ma se prodotto da Roma, una normazione che va proprio nello specifico potrebbe essere meno simpatica, così una normazione nello specifico del conflitto di interesse che va o addirittura il fatto che lo Stato possa avere pieni poteri e commissariare le regioni non solo in odore di mafia, ma quando ci sono sprechi o non vengono raggiunti benissimo i livelli essenziali di assistenza, sono riproposizioni di schemi che possono somigliare a quelli del referendum, contro cui però bisogna anche dire che il Movimento 5 Stelle si era espresso contro. Quindi tutto sommato ci sono posizioni ideologiche diverse, però posizioni pragmatiche che potrebbero convergere. E addirittura nel 5 Stelle c'è una posizione protezionista come la clausola che consentirebbe all'Italia di prodursi un farmaco quando in condizioni di emergenza costasse troppo, come è successo con gli antiepatite, anche se sotto tutela brevettuale. C'è una cosa da dire, questo contratto potrebbe arenarsi di fronte a delle fughe in avanti di singoli che possono mettere in contrasto le due parti. E inoltre potrebbe arenarsi se un'opinione pubblica divisa venisse ulteriormente divisa. La proposta fatta da Paolo Arrigoni della Lega Nord di cancellare le sanzioni e il non inserimento agli asili per i bambini che non si vaccinano, per il semplice fatto che ci sarebbe altrimenti una situazione di ineguaglianza rispetto ai ragazzi sopra i 6 anni che alle scuole ci possono entrare anche senza essersi vaccinati, risponde sì a un criterio di eguaglianza, ma purtroppo non risponde alla necessità di azzerare il morbillo, che è tutto il motore che ha reso obbligatorie delle vaccinazioni che prima non lo erano e avevano fatto scendere pericolosamente la soglia di protezione. A questo punto effettivamente alcuni italiani potranno pensare di essere più liberi, altri potranno pensare che a seconda della stagione la malattia si combatte con criteri scientifici diversi, ma la scienza non cambia secondo stagioni. Un saluto da Ficcanaso.
Eccoci, allora, in effetti sì, in effetti abbiamo questo dubbio che ci attanaglia tutti quanti di come finirà la sanità. E quindi con Salvini il federalismo diventa fortemente spinto, non solo, ma le regioni tutte di centrodestra spingono molto sulla sanità privata. Poi questo lo andremo a vedere nei prossimi giorni. In effetti, essendo poi un contratto di governo, bisogna andare a vedere anche come la pensano i 5 Stelle, perché i 5 Stelle anche lì sono effettivamente un partito che ha un po' di, diciamo, un po' il movimento libero, no? Perché praticamente prendono una decisione un giorno e una decisione un'altra, quindi non è che hanno tutta questa linea programmatica per la cosa. E poi bisogna andare a vedere anche un'altra cosa importante, chi sarà il ministro della salute. Ma dunque, innanzitutto c'è da dire una cosa, le elezioni regionali che ci sono state, provinciali, in questi ultimi giorni hanno dato un calo dei 5 Stelle rispetto a quanto erano stati i valori delle elezioni nazionali. Quindi credo che entrambi i partiti sappiano che ritornare al voto anzitempo è un rischio per uno o per l'altro. D'altra parte io però non sono assolutamente convinto, tanto per tornare sull'ormai il mio leitmotiv tra il dire e il fare, non sono convinto che tra quello che dicono e quello che faranno ci sarà identità di vedute. Da una parte noi abbiamo letto da più parti che la legge sui vaccini, se comanderanno i rappresentanti della Lega, verrà o vorranno smantellarla. Dall'altra parte non sappiamo, però sicuramente ci vogliono mettere mano. Io quindi credo che è importante, come ha detto lei, dottor Piro, sapere chi è il candidato al dicastero della sanità, perché da qui... Garavaglia, punto interrogativo. Ad esempio, sì. prima è stato detto qualcosa di... il nuovo governo deve aumentare i fondi al Servizio Sanitario Nazionale. Speriamo che gli diano resto. Sì, la voce di Garavaglia l'ho sentita pure io. Effettivamente, in quanto a competenza, si può dire che, essendo stato a lungo nella posizione in cui è stato, a capo, mi sembra, del comitato di settore, e quindi a presiedere tutte quelle che sono le interrelazioni tra la sanità federale e la sanità nazionale, debba portare quell'anello di congiunzione tra politica e gestione tecnica di cui forse abbiamo bisogno, però questa è una delle tante ipotesi. Quello che trovo interessante, è tutto interessante quello che ha detto Miserendino, per carità, ma forse quello che a livello politico emerge dalle ultime parole è quello che sarà il peso dell'opinione pubblica, perché una cosa minima quale può essere la differenziazione di alcune modalità dell'obbligo vaccinale tra regioni del nord e regioni del sud, quale quella, per dire, di abolire le sanzioni per evitare discriminazioni tra le coorti prima dei 6 anni e dopo i 6 anni, potrebbe, sembra una cosa da nulla, ma potrebbe, diciamo, generare dei focolai di malcontento, perché poi da dove nasce il malcontento? Non nasce dai massimi sistemi, non nasce dalle diatribe che possono esserci, che so, tra Marx, Proudhon e altro, ma da cose molto più terra terra, che però sono le cose con cui la gente viene a contatto, e quindi le file alle scuole, i moduli, la burocrazia, tutte queste cose. Certamente una regione in cui le cose fossero più snelle, più semplici, e invece in altre ci abituassero a file, prenotazioni, permessi da prendersi del lavoro per adempiere a certe cose, come l'iscrizione dei figli a scuola, potrebbe fare la differenza, soprattutto in una coalizione che, quale che sia la quadra che verrà trovata, per forza di cose si regge su tanti se, su tanti ma, su tante incognite. Non sappiamo ancora quanto conti più l'aspetto politico rispetto all'aspetto tecnico, che di certo avrebbe teoricamente bisogno del consenso della popolazione. Il consenso della popolazione è sempre un punto interrogativo, ma dato il tipo di tematiche sanitarie di cui abbiamo parlato, sappiamo che per tutti è un nervo un po' scoperto. Diciamo anche che poi qui c'è stato i litigi Berlusconi sì, Berlusconi no, per un certo periodo, e poi siamo andati avanti a io non ti voglio vedere più, sì. Non mi difendi, quindi è stato dei bei litigi profondi prima di arrivare a questo. E parlare però ovviamente di come poi viene
percepita la sanità in Italia. È logico che poi viene dal quotidiano, viene dalle cose che vengono fatte tutti quanti i giorni, vengono fatte dal rapporto che c'è proprio tra il cittadino, i medici e le strutture mediche. Una delle cose più importanti che poi sono il maggior disagio che hanno i cittadini ce l'hanno proprio per le liste d'attesa. Andiamo a vedere, perché effettivamente tutti quanti i sondaggi che sono stati fatti è stato proprio le liste d'attesa non sono state fatte, calcolate 65 giorni per una visita specialistica nella sanità pubblica con un aumento medio dai 20 ai 27 giorni, perché poi penalizzate di questo sono le classi meno abbienti. Andiamo a vedere intanto il servizio e poi ne riparliamo. Secondo il rapporto Censis RBM Salute del 2017, il 20% degli italiani, a causa delle liste d'attesa e dei crescenti costi di ticket e visite private, rinuncia a curarsi. Il cittadino ultimamente è sempre più sfiduciato, è sempre più stanco di andare alla ricerca di una soluzione anche per curarsi, molto spesso rinuncia ad un percorso di cure. Non va molto meglio con la prenotazione degli esami. Proviamo una mammografia a Bari. Buonasera, per prenotare una mammografia? C'è niente al momento, sì, solo le centri private Adelphia, Polignano, ma su Bari al momento non abbiamo niente. Un'ecografia dei tessuti molli a Roma. Allora, le prime date che mi dà sulla sua zona sono queste: ottobre al Clauzzetto oppure gennaio Santa Maria della Pietà o San Zaccaria. Tentiamo una prenotazione nelle Marche. La sua posizione è 50, cinquesima. Lasciamo perdere, spostiamoci a Verona. Per le visite o altro, all'URSS 9 Scaligera e privati accreditati, digiti 2. Buonasera, senta, io avrei bisogno di prenotare una visita oculistica. A Verona al momento non trovo niente. Ah, niente per i prossimi 30 giorni? Niente, neanche per i 90. Tra i tempi di attesa rilevati dall'ultimo monitoraggio di cittadinanza attiva ce ne sono alcuni incredibili. Per una visita oncologica si possono aspettare anche 12 mesi e questo non è accettabile. Attenzione però, in Italia esiste per legge un termine massimo entro cui le prestazioni devono essere erogate: 30 giorni per una visita, 60 per un esame. E se quando prenotate non c'è posto entro questi termini, potete far valere il vostro diritto. Qui il cittadino può tranquillamente rivolgersi all'ASL e chiedere che quella prestazione venga erogata in regime di intramenia, cosiddetta intramenia, libera professione, pagando solo il ticket se dovuto. Risolvere il problema però non è impossibile. In Emilia-Romagna l'hanno fatto. Fino al 2015 stavano messi come nel resto d'Italia. Il problema era rilevante, in particolare in alcune aziende sanitarie. Questa è Piacenza. Questo è il gennaio 2015, questo è gennaio 2018. Il rosso e il giallo indicano le visite che venivano erogate fuori tempo massimo. Oggi i tempi di attesa sono rispettati in tutta la regione. Nei primi mesi abbiamo detto alle aziende erogate dalle 8 del mattino alle 8 di sera e anche i sabati e le domeniche. Abbiamo anche assunto delle persone, medici, tecnici di radiologia, infermieri. E poi un solo numero di telefono per prenotare e la responsabilizzazione del cittadino. Se non ti presenti alla visita e non hai una giustificazione, devi pagare una multa. Perché se il nostro sistema sanitario funziona al massimo dell'efficienza, ognuno deve dare il proprio contributo e lasciare libero un posto che è possibile rimettere in circuito per un altro cittadino che ne ha bisogno, rende molto più efficiente il sistema. È un servizio di Sky TG24 e da questo servizio spunti se ne prendono anche abbastanza, insomma. Sicuramente il fatto che ci sono 65 giorni di una visita specialistica nel pubblico mentre ce ne sono solo 7 nel privato ce la dice grossa su quelle che sono le differenze. Ancora questo studio che è stato fatto, commissionato dalla CGL, su 4 regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania, è durato 3 anni e ha considerato 26 milioni di persone, quindi non è uno studio
abbastanza semplice. La cosa che possiamo dire è che da una parte le liste d'attesa sono infinite e chi ha i soldi può switchare nel privato pagando poco più di quello che sarebbe il ticket, e chi non ha i soldi non fa altro che aspettare e non fare le analisi. Quindi, diciamo così, la povertà è dietro l'angolo. L'altra cosa che potremmo, comunque sulla quale potremmo fare un discorso, è quella delle regioni virtuose. Nelle regioni virtuose, abbiamo sentito l'ultimo intervento del servizio appena visto, le cose vanno bene, le liste d'attesa sono ragionevoli nell'ambito di quelle che sono le tempistiche previste dalla legge. Allora mi chiedo, ma perché nelle regioni non virtuose non si copia semplicemente dove le cose funzionano bene, anziché metterci del proprio e fare delle tavanate? Ma forse perché ognuno tiene un po' alla propria originalità, perché forse abbiamo una cultura strana da queste parti d'Europa, la cultura strana del dire, che è la stessa che poi si verifica nel modo con cui gestiamo le elezioni, quasi che fosse riprovevole appiattirsi, perché così viene usato come termine, su posizioni che si sono dimostrate vincenti solo perché chi le dimostrava vincenti indossava un'altra casacca. Noi abbiamo esempi molto validi di federalismo in tutto il mondo. Lo abbiamo per esempio negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti, con tutti i loro difetti, quando vediamo le alternanze politiche, noi non vediamo persone che dirazzino completamente quella che è la politica estera, quello che è l'approvvigionamento delle fonti energetiche e tante altre cose. Vediamo un tronco comune pari a circa il 70%, dove poi c'è un 30% che è costituito dalle diramazioni. Noi invece, se vogliamo andare verso il tronco, ci sentiamo un po', come dire, umiliati, un po' privi di originalità, perché viviamo le cose che vogliamo proporre anche a livello di legge come una estensione dell'individuo, della propria personalità, e non come un servizio. Ora, il servizio, se è tale, quindi è al servizio, è il caso di dire, delle altre persone, non guarda queste cose, guarda unicamente che, come in tante esigenze che si vengono a porre, il piede sia adeguato alla scarpa che lo calza, nel senso che si debba prendere atto di quelle che sono le potenzialità, vuoi produttive, vuoi erogatrici di servizi, e che queste debbano poi entrare in quello che è l'humus che ne fluisce. Per cui, in questo, per rispondere alla sua domanda, dottor Sabatini, io credo che si possa e si debba copiare dove le cose copiate funzionano, però c'entra un qualcosa di orgoglio che ce lo impedisce stranamente. Poi ci sono delle cose che sono tipiche di ogni zona, laddove non si riesca per qualche motivo ad avere una congruità tra la richiesta e l'offerta. Ci sono per esempio dei patrimoni che sono sottoutilizzati. Nel centro d'Italia ci sono, in tutta Italia ci sono medici di medicina generale che sono specialisti e anche bispecialisti, se vogliamo, però per qualche motivo strano non è mai venuto in mente di approfittarlo. Recentemente una piccola porta è stata aperta dall'accordo integrativo regionale del Lazio. Ora, se si è in situazioni di tale carenza, se ci sono dei medici di famiglia che hanno competenze ginecologiche, cardiologiche, chirurgiche, a livello almeno di piccola chirurgia, dermatologiche, e ci sono liste d'attesa che per una visita in tale branca ti tiene, diciamo, sulla corda per 6 mesi, perché non approfittare di queste competenze cercando di farle rientrare? Ecco, io un'altra cosa dico, che purtroppo poi il Servizio Sanitario Nazionale Italiano era uno scarso imprenditore di se stesso, perché adesso che i ticket sono equiparati quasi al costo della prestazione, se ci sono liste d'attesa elevate per fare una prestazione che più o meno costa quanto il ticket, è logico che queste persone vanno a dragarla nel privato. Andando nel privato, anche se non convenzionato, perché poi il privato può fare delle prestazioni che hanno dei costi che sono vicini al ticket. A quel punto, se io devo spendere 40 euro per fare un'ecografia, a 50 lo trovo, no? E poi non ho lista d'attesa, non ho difficoltà nel farlo, aspetto, vado con appuntamento, quindi è questo. Però luci e ombre anche sì, qui, sì, perché se la prestazione costa 40 euro e io te la fatturo, questo è il ricavo, dopodiché quale sarà il guadagno? Sarà di 20, più o meno. Apriamo la qualità. Apriamo un grosso argomento che è quello della medicina low cost, che delle volte può diventare anche pericolosa, perché a quel punto non può creare problemi.
Però al di là di questo, un servizio sanitario che è scarso imprenditore di se stesso, perché tutto quanto questo privato, che poi potrebbe essere un'alimentazione, un denaro fresco che entra dentro il servizio sanitario, va da altre parti e quindi non viene più il rischio considerato, abbassando i costi per cercare di avvicinarsi a quello che è il ticket del pubblico, sicuramente abbassa o corre il rischio di abbassare la qualità. Su questo non ci piove. Cioè, il rischio è quello, perché poi certo, ma non perché sia voluto, ma spesso e volentieri si tratta unicamente, perché io mi rifiuto di credere che un medico voglia dire vabbè, io posso fare, ma questo lo faccio male perché costa poco. No, è soltanto una questione per rientrare nei costi, magari se ne devo fare tanti, io posso dare un po' di più, e quindi si usano magari materiali un po' meno counseling, un po' meno counseling. Nell'odontoiatria è abbastanza frequente questo, la questione dei materiali scadenti per dare prestazioni a basso costo, non è una cosa tanto lontana. Io è stato detto basta lavorare dalle 8 di mattina alle 8 di sera, sabato e la domenica, e talvolta di notte, vedrà che alla fine, se uno vuole, le soluzioni si trovano. Questa non è una gran soluzione, che poi incomincia a intervenire la fatica. Allora lì si sbaglia, e poi se si sbaglia è un disastro, aumentano gli errori. Allora andiamo a vedere la rassegna stampa. Sì, ci stiamo, rassegna stampa pronta, che ci sono delle cose abbastanza simpatiche questa settimana. Andiamo a vedere. Allora, ha trovato una molecola utile per contrastare il raffreddore. Questo è un articolo della stampa. Per la prima volta è stata scoperta una molecola capace di arginare il raffreddore. È un antivirale, questo si chiama IMP1088. Questo è il codice proprio che contraddistingue questo farmaco in fase sperimentale. E funziona non solo con il raffreddore, ma contro altri tipi di virus, lo stanno testando. I primi test che sono stati pubblicati su una rivista inglese, Nature Chemistry, sono stati condotti sulle cellule umane e mostrano che la molecola impedisce al virus di invadere le cellule, e questo l'ha annunciato un biochimico italiano, Roberto Solari, che è dovuto andare pure in Inghilterra per fare questi studi, e ha condotto la ricerca dell'Imperial College di Londra con il chimico Edward Tate. E questa qui è una molecola che consentirà appunto di uccidere i virus, perché come ben sapete i virus difficilmente riescono a essere uccisi, perché non rispondono agli antibiotici. In questo caso questa molecola probabilmente darà ottime speranze come un antivirale per il raffreddore. Passiamo a farmacia e parliamo delle nuove. Qualche tempo fa c'è stata una polemica proprio sull'aumento dei costi per quanto riguarda le medicine che sono state comprate la notte, perché il supplemento praticamente era stato aumentato da 7,50 a 10 euro proprio presso le farmacie, se il farmaco veniva preso la notte, quindi un supplemento in più sul costo del farmaco. La notizia è che questo importo aggiuntivo addebitato dalla farmacia è detraibile assieme al costo del farmaco, quindi a questo punto chi compra quei farmaci non deve detrarsi solo ed esclusivamente il costo della medicina, ma può detrarsi tutto, quindi è un'ottima notizia, perché era una spesa in più, e quindi anche questa è una spesa che andava a gravare sui cittadini, perché poi era applicato indipendentemente dal tipo di farmaco e dal tipo di esenzione presente. Parliamo un'altra notizia di economia e finanza. A questo punto è una notizia che fa riuscire il problema degli appalti in sanità. Il cibo in ospedale, in ogni regione ci sono tariffe diverse e si sono sprechi per 80 milioni all'anno. Si mette sotto accusa la ristorazione degli ospedali italiani, che finisce proprio sotto la lente dell'anticorruzione. Nel calderone ci sono appalti non poco lucidi e spesso con troppe proroghe, una ricetta che produce sperperi per 82 milioni di euro ogni anno. E qui si è visto appunto che questo qui oltretutto è un'anomalia tutta italiana, e che praticamente ogni ospedale, ogni regione ha il suo appalto e quindi di conseguenza le cifre sono differenziate, ma unificando questo tipo di appalto e unificando le cifre probabilmente si riuscirebbe ad avere una migliore risparmio proprio per tutta la collettività. E per questo è tutto, buonasera.
Si è addormentato, no? Ricordiamo che svegliissimo. Alla fine della nostra trasmissione ci sarà la possibilità di rivedere la registrazione che comincia subito dopo e nei giorni prossimi sui canali YouTube chi vuole potrà ritrovarci e vedere quello che abbiamo detto questa sera. Sarebbe sul canale YouTube Finci Roma TV, ci sarà la registrazione integrale della nostra trasmissione e i singoli interventi che ci sono stati proprio in questa trasmissione, che c'è stato l'intervento del Presidente dell'Ordine dei Medici Roma, del Presidente della Fronceo e di altri che, insomma, che abbiamo mandato proprio in questa trasmissione. E io voglio ricordare anche che domani sera, e questa qui è una cosa un po' particolare perché è successa, non la piano, l'abbiamo fatta così. E l'abbiamo fatta a volando, ma a quel punto è bello perché le cose fatte all'improvviso sono le cose migliori. Domani sera a Professione Medicina ci sarà un'intervista un po' particolare. È un'intervista che è nata in una sera, nella sera di sabato scorso, al termine di una cena. Stavamo lì in un paese del Frusinate e durante questa cena c'era anche Silvestro Scotti, il segretario generale nazionale della Finge. A questo punto noi abbiamo acceso una macchina fotografica, abbiamo messo lì il microfono, la macchina fotografica con cui di solito giriamo e andiamo a fare interviste, abbiamo messo lì il microfono e abbiamo fatto una chiacchierata di circa 30 minuti parlando di sanità. È uscito fuori belle cose, un ottimo spaccato di quello che è e sarà la sanità da adesso e anche i prossimi mesi e anni. E da non perdere domani sera alle 21.30 su Professione Medicina. Dottor Buono. Saluti cari a tutti, mi associo all'invito del dottor Pirro, non perdete questa puntata di Professione Medicina perché verranno dette delle cose molto ma molto importanti. Anche questo auguro, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Anche perché il dottor Buono è stato presente anche all'intervista, quindi già l'ha vista, lui perché sì, in effetti è stata registrata sabato, però è anomalo per noi, perché noi normalmente siamo più sull'attualità. Allora, mi raccomando, 35 3 86 082 per le vostre domande. Buonanotte a tutti e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Questo programma è presentato da Audire, i professionisti dell'udito.